tutti voi ragazzi e ragazze, sono il vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Pokémon Super Mystery Dungeon. Ora, già possiamo uscire da scuola, perfetto. Ok, da Kecleon. Quindi vediamo cosa dobbiamo fare da Kecleon. Nulla. Ok, ci parla di andare di là. Allora, innanzitutto controlliamo. Ok, diciamo bene o male ci stiamo. Depositiamo i soldi. E ok, non ho ah, ecco perché dice il nonno di far frittellano verso di là, che è il nostro caro amico Carra Costa. Ok, direi tranquillamente di andare a esplorare questo dungeon. Ok, ora dovremmo riuscire a batterlo. Però la cosa strana è che finora, nonostante abbiamo fatto parecchia diciamo per così dire strada, abbiamo esplorato tanti dungeon e non abbiamo ancora incontrato nessuno che nessun Pokémon che ci che entrasse a far parte del team. Ok, Luxio usa sottocarica, quindi per il momento siamo a posto. Ok, ora sicuramente serve aprire il menu per andare a posare, a settare. Ok, un altro video al seme mini e siamo al piano 2. Ok, quindi direi di andare a prendere questi altri strumenti. Ok, vediamo qui. Ok, è confuso. Quindi la cosa va a nostro favore. Ok, qui non abbiamo visto nulla. Ok, e abbiamo battuto anche questo avversario. Ok, praticamente non abbiamo trovato assolutamente nulla, quindi possiamo andare al piano 3. Ok, quei semplici attacchi non è che li togliamo chissà quanto, quindi non credo che siano in qualche modo utili. Ok, tanto Firefleet raccoglie la mela. Ok, intanto siamo arrivati al livello 13, vuole imparare una nuova mossa che non ci interessa, sarebbe Ruggito. Ok. Ok, questo invece è per quello che abbiamo dato a cioè l'anello che abbiamo dato a a noi, al nostro Snivy, aumenta di per sé l'attacco, mentre questo aumenta l'attacco
l'attacco speciale. Un Lorad. Però il fatto che l'attacco speciale è buono su Farfleet perché al momento ha mosse prevalentemente di attacco speciale. No, non volevo. Andare di qua. Ok. E quindi direi tranquillamente di usare questa. Usare tranquillamente mosse. E direi anche di abbattere in qualche modo Lotad. Ora sicuramente devo andare a vedere, a dare una mela a Snivy, perché ho fatto giusto tre piani e già aveva quasi finito i punti fame. Ok. Direi di andare verso l'alto, anche perché è l'unica strada disponibile da percorrere. Ok, di qua stessa cosa, non c'è nulla, quindi direi di andare verso di qua. Ottimo. Volevo premere sì. Ok. Ok, invece questo riguarda la salute. Ok, quindi possiamo finalmente andare a controllare i vari strumenti, se in qualche modo, nel senso quelli che non ci interessano. Ok, 2000 ci abbiamo. Ok, Elisir anche, perfetto. E quindi non per il momento non ci interessa prelevare nulla e quindi possiamo continuare con la nostra esplorazione. Ora come ora siamo al piano 6. Quindi bene o male siamo. A te non mi ricordo averti mai visto. E neanche a te. Ok, raccolto una mela. Ok, ora abbiamo visto una, trovato una radar sfera che direi tranquillamente di utilizzare perché ci permette di vedere la posizione dei nemici.
Praticamente si è messo nel mezzo. E quindi, per diciamo che ci stiamo. Stiamo pure perdendo, diciamo, bene o male, un po' di PS, però Firefleet sarà a livello 12. Intanto tu che avevi raccolto? La do a Firefleet. Stessa pure in questo caso. Ok, meno male era confuso. Ok, strumento raccolto da Firefleet, siamo al piano 8. Ok, però vero, e lo e diamo questo. Se avessi dato una mano a Firefleet nel combattimento, non sarei riuscito a raccogliere lo strumento. Ora raccoglio un'altra mela. Ok, non posso darlo perché ormai è tutto pieno. Ok, non conveniva fare quell'attacco perché giustamente si è distrutto quella sfera, quell'orb. Ok, direi che dobbiamo attaccare. Ora vediamo se ci sono strumenti utili che vogliamo usare, ma non trovo nulla. Ora altra mossa tranquillamente. Ok, mi sa che ci. Mi pare che non abbiamo più. Infatti. Però possiamo usare questo l'orb, cioè questa sfera, per aumentare la nostra velocità. Ok, fuori un altro. Ed infine mancherà lui, che sarà l'ultimo che abbiamo battuto. Ampharos. Ok, abbiamo incontrato Ampharos, che a quanto pare si era perso lì. Ok, a quanto pare è un po' un po' stravagante questo Ampharos, e ci ha fatto un super regalo. Ah, ok. Quindi diciamo ufficialmente abbiamo creato una squadra di soccorso. Ecco perché a quanto pare finora nessuno vuole entrare nella squadra. Quindi direi della squadra di chiamare tranquillamente Asso, quindi il team Asso.
perché si è fatta troppa. Si è fatta sera e quindi siamo tornati a casa. Quindi possiamo tranquillamente salvare e continuare. Ora, giusto per curiosità, voglio esplorare un po' anche la scuola. Qui c'è il preside. Ok, e non ci dice nulla. Ok, qui ci stanno vari insegnanti. E tu? Ok, queste sono le varie regole. Ok, qui si entra nel dungeon scolastico. Ok, qui c'è l'infermiera Odino. Ok, a quanto pare. Ok, incontriamo di nuovo Ampharos che a quanto pare va a sbattere ovunque parte. Connection Orb. Ah, ok. Quindi questo è per le varie missioni. Ok, quindi direi di accettarla subito. E dobbiamo andare al piano 5 della foresta. Ah, non volevo. Ok, ho capito, però devo premere B. Sì. Quindi premendo B si va più veloce. Sì, ok, devo. Ok, devo premere. Ok, ce l'ho fatta. Qui ci sta tutto l'elenco delle varie cose che dei vari posti dove devo andare. Sicuramente. Ok, non ho nulla da sistemare. Ok, sicuramente vado a posare un po' di roba e tanto non mi serve, sicuramente mi serviranno qualche bacca arancia, quindi prendo 3. Oh, ok. Sì. Ok. Devo ricordarmi comunque al piano 5. Si arriva al. Ok, mi ha confuso.
Ok, abbiamo trovato una mela. Quindi ora ufficialmente in teoria dovrebbero ridarci le varie cioè trovare le varie membri della squadra. Ok, sempre se non Fireflit non li fa prima fuori prima del tempo. Ok, piano 4. Il prossimo piano sarà quello del di ritrovo, diciamo, per la missione. Ok, qui non c'è assolutamente nulla. Stessa cosa di qua, e quindi devo andare, tornare alla prima stanza, andare verso l'alto. Starly. Ok. Ok, piano 5. Quindi che è il piano in cui abbiamo... Ok. Ok, perfetto, abbiamo trovato la... il membro. E quindi ci siamo connessi a... a questo Pokémon, che tra l'altro è poi pure un'evoluzione della Eevee. Ok, in questo modo. Ok, questo mi devo mettere un bel sistema di missioni. Quindi devo mettere veramente, veramente fatto bene. Ah, pure a Lucia ci vuole parlare. Ah, ok. Ah, quindi abbiamo pure le abilità. Ok, il che va più che bene. Ora, sicuramente, allora, la prima cosa che devo fare è depositare tutto quello che ho per andare a prendere le cose che non ci servono e andarle a vendere, semplicemente. Ok, un Easier Max, Baccarancia ci servirà. Queste, raccolgo, prendo tutte e due. Tu cosa fai? Ah, ok, ci teletrasporta alle scale. Ok, ci fa vedere questo, ci fa vedere le trappole. Ok, tu che facevi? Ah, questo fa localizzare le scale all'interno del piano. No, prima di comprare voglio vendere tutto.
Ok, è vero, in totale ho guadagnato 10 poche monete, però meglio di niente. Ok, poi prendo una bacca arancia e i due rivital seme mini. Ok, quindi andiamo a prendere questo, è veramente buono. Direi quello di attacco speciale per il nostro Fireflit. Bene, non so quante ne ho, zero, giusto una bacca arancia. Quindi, no, ne bastano giusto due di mele. Rivedo il seme, ce li ho. No, non volevo raccoglierne uno. Quindi diciamo che per il momento stiamo a posto così. Ok, diamo. Sì, questo è quello che abbiamo dato a Fireflit. E quindi direi tranquillamente andare prima nel menu. Direi tranquillamente connetterci. Ah, ok. Questo è abbastanza veloce. Ok, quindi abbiamo un po' di roba da esplorare. Il che è ottimo come cosa. Ok. No. Ok. Ok, ora quindi possiamo andare. Ah, addirittura livello 19. Perfetto. E quindi direi che possiamo ufficialmente partire. Un Tirtuga. Ora voglio provare quello strumento che... Ah, grande, quindi ci fa vedere proprio la stanza che... dove si trova, quindi è... perfetta come cosa. Ok, qui c'è Vulpix. Quindi direi tranquillamente di attaccare. Ok, ho trovato il tesoro di Vulpix e quindi possiamo tranquillamente tornare e ci siamo connessi a Vulpix. No, cavolo, ho sbagliato. Premuto no. Non ho un escape orb. Assolutamente no. Quindi l'unica cosa che si può fare è andare avanti. Oh, sì. Ah, ok, quindi è... quindi possiamo fare andare avanti e... cioè, quindi possiamo completare o il piano, semplicemente il piano. Ok, direi che per il momento il video è finito. Poi prossimamente mi andrò a sistemare, fare altre missioni. Poi prossimamente faremo cose, diciamo, insieme, quindi esplorazioni, nomadaggio, cose del genere.
li faremo insieme, mentre da solo off camera mi metterò a mi dedicherò a fare le varie missioni, quelle secondarie. Quindi per questo video è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato mi raccomando di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi su tutte le Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi!